Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Buongiorno a voi. Benvenuta, buongiorno e benvenuta. Allora, c'è intanto una notizia, quindi noi entriamo sulla notizia, un fatto che ha una sua conseguenza sulla nostra città, sui nostri concittadini, quindi andiamo subito alla notizia, questo incontro con un'altra città certamente innovativa, certamente attenta nel suo processo di sviluppo come Barcellona, peraltro con una nazione, la Spagna, a cui ci rivolgiamo certamente con simpatia, e ci dica un po' come è andata e soprattutto quali sono i fatti che possono interessare i nostri ascoltatori, assessore. Sì, il primo passo è stato ieri, di fatto, con la firma dell'accordo con l'assessora o mia omologa, diciamo, che si occupa delle di cui mi occupo io su Barcellona, quindi innovazione tecnologica, smart city, eccetera. Gli obiettivi sono molteplici, fondamentalmente di fare squadra, di fare rete, di imparare l'una dall'altra città le cose buone fatte di qui, insegnate di là e viceversa, inventare collaborazioni, creare, chiedo scusa per la voce, ma è quella che è, cercare collaborazioni anche per nuovi progetti europei, per esempio, quindi su bandi e quant'altro, proprio per riuscire a condividere al meglio le competenze. Questa è, quindi, le competenze in particolare sarà sui dati aperti, sulla partecipazione, sulla trasparenza, sul software libero di cui abbiamo fatto già una delibera ad ottobre, su cui anche loro hanno iniziato un cammino, quindi lavorare insieme anche per evitare di fare due volte la stessa fatica. Se qualcuno ha già fatto qualcosa, giustamente proviamo a riutilizzarlo e viceversa. Senta, una città semplice è un sogno per molti, no? Quindi, perché parte delle complicazioni che noi umani abbiamo ogni giorno sono legate proprio ad una città che ha le sue complicanze, come muoverci, come collegarci. Ecco, la rete, per esempio, che è una delle cose sicuramente che interessa a lei in prima persona con le sue competenze e il suo assessorato, quindi la sua delega. Certo. Una città intelligente, si dice smart city, una città quindi che utilizzi al meglio gli spazi, i tempi, le risorse, e sembrano però, assessore, delle cose molto lontane dalla realtà. Com'è possibile arrivarci vicini a questa idea di città moderna, assessore Marzano? Premesso che la bacchetta magica non ce l'abbiamo neanche certo, noi, ma certo, ma questo lo capiamo molto bene domani, ma questo sì, ne sono certa. Però diciamo che, per quanto mi riguarda, le tecnologie possono essere uno strumento per semplificare, per appunto questa, far diventare Roma un po' più semplice, per fare servizi che prima bisognava fare allo sportello, si possono fare online, quindi da casa, di notte, di domenica, quando uno vuole. C'è dall'altra parte il problema delle competenze digitali. Ce li dica, no? Mi scusi, assessore, ci dica quali sono alcuni di questi servizi, così magari aggiorniamo anche gli ascoltatori. Ci sono una settantina di servizi online. Ci sono una settantina di servizi che si possono fruire direttamente online, anche grazie al sistema pubblico di identità digitale, che quindi di fatto è la nostra identità digitale, che permette con un unico modalità di accesso di accedere non soltanto ai servizi di Roma, ma ai servizi di tutta la pubblica amministrazione italiana, quindi anche da pubblica amministrazione centrale, tipo l'INPS, vedere il proprio stato INPS, scrivere il proprio figlio a scuola, che si fa solo online, proprio perché si semplificano, si velocizzano le pratiche, si semplificano le pratiche. Però ripeto, sono online tutti i servizi, si possono trovare là. Ripeto, c'è un problema non indifferente, che ovviamente non tutti hanno la competenza digitale per poter fare queste cose. Quindi quello che per esempio faremo oggi è una notizia di oggi, faremo ulteriori seminari proprio per supportare le persone che su queste cose non hanno troppe competenze. Ne facciamo uno alla biblioteca Vaccheria Nardi tra le 5 e le 7 e l'altro alla stessa ora alla biblioteca Guglielmo Marconi. Il primo su diventare cittadini e cittadine digitali, quindi come utilizzare i servizi di cui parlavamo poco fa dell'amministrazione online. L'altro, e sarà fatto tra l'altro con l'Agenzia per l'Italia Digitale, quindi con le competenze giuste per capire come utilizzare il sistema pubblico di identità digitale. Quello a Guglielmo Marconi, sempre dalle 5 alle 7, sull'alfabetizzazione digitale, quindi cercare di capire quali sono le competenze, le conoscenze, la consapevolezza che servono anche per evitare problemi legati alla privacy o al bullismo in rete o alla sicurezza in rete. Quindi
cominciamo col formare chi purtroppo formato troppo non è oggi, ecco. Senta, possiamo chiederle, credo che una cosa che è dovere anche di un assessore con la sua delega è quello di fare delle comparazioni, di studiare altri esempi in Europa, nel mondo, che possano essere mutuati, quelli buoni naturalmente, e portati anche rivisti qui a Roma. Abbiamo l'esempio di Barcellona, ci racconti cos'è che prenderebbe da Barcellona, assessore Marzano? Da Barcellona, per esempio, a parte la loro roadmap per la transizione al software libero che ci accennavamo prima, hanno anche degli strumenti basati sull'internet delle cose, come si dice l'IoT, l'Internet of Things, che sono per permettere di rendere fruibile su tutto il territorio servizi, quindi con delle, chiamiamole macchinari, che è brutto chiamarli così, ma è difficile anche spiegarsi al telefono un po' meglio, che possano per esempio raccogliere i dati su la viabilità, raccogliere i dati sulla l'inquinamento ambientale, il tutto, che appunto i dati poi che vengono pubblicati permettono al cittadino di sapere che cosa sta succedendo, alle imprese di fruirne per poter far sì che diventino delle opportunità di business, perché una startup ci può fare un software per che fruisca di quei dati per dare informazioni. Sono tutti temi che sono al centro della nostra, del nostro assessorato e di queste due giornate che stiamo facendo su Roma, che si chiamano Digital Social Innovation, cioè l'obiettivo di mettere insieme gli innovatori sociali con gli innovatori tecnologici, perché se questi due mondi non si parlano c'è il rischio che non si riesca a convergere. Quindi ci sono state queste due giornate, che oggi è la seconda, di un progetto europeo con 350 persone da tutto il mondo, di cui 30 paesi rappresentati, quindi un bel intervento, insomma. Ci sono state anche ieri, sono stati pubblicati alcuni dati perché c'era lo streaming online, sì, quindi si riusciva anche a fruire volendo anche online. Ci sono stati quasi 2000 tweets, ci sono state più di 6 milioni di commenti, impressioni, quindi questo è quello che proviamo a fare per integrare il sociale con il tecnologico. Guardi, solo una nota di qualcuno degli ascoltatori che ci scrivono, intanto applaudendo ad ogni atto che possa rendere veramente la città più semplice e possa portare ad una Roma facile. Sono obiettivi che lei e la giunta, questa giunta si pone, e alcuni romani chiedono la linea veloce in alcune zone di Roma più periferiche, in cui manca ancora, assessore, oltre a questa visione bella, importante, futuribile di Roma, vogliamo provvedere anche a questa mancanza che ancora oggi c'è a Roma, assessore Marzano? Io posso farmi l'attrice della richiesta, sì, perché ovviamente no, certo, è questo, certo, che posso fare, ma volentieri lo faccio, questo di sicuro. Però sappia che è una esigenza naturalmente di alcuni cittadini che ancora, pensi, non hanno proprio la linea veloce, non hanno internet, certo, proprio. Guardi, è una cosa, certo, a pensarci bene, veramente fuori dal mondo, no? Sì, no, su questo ci stiamo lavorando, tra l'altro partendo da una mappatura delle linee della connettività. E stiamo anche lavorando con tutti i municipi per la revisione dei regolamenti sugli scavi, perché le aziende che fanno connettività e le fanno a prescindere da noi, le grandi aziende che collegano, portano fibra nelle grandi città, lo fanno a prescindere dal comune, ci chiedono soltanto ovviamente i diritti di poter scavare, eccetera. Però anche loro hanno delle difficoltà perché ci sono regolamenti diversi da municipio a municipio, quindi su questo stiamo lavorando proprio per semplificare il loro lavoro, che farebbero comunque, ripeto, ma per farglielo fare più veloce e prima, proprio per garantire che la connettività arrivi anche nelle periferie prima possibile. Ultima cosa e la lasciamo ringraziandola: una cosa, un risultato raggiunto di cui può farsi vanto, assessore Marzano, o comunque che si sta per raggiungere? Beh, a parte l'accordo quadro con, certo, Barcellona, che è importante, aggiungo pure io, sì. La mia agenda online, i bilanci online degli ultimi 10 anni, e non solo i bilanci in termini numerici, perché quelli sono obbligatori per legge, quindi li trovate in qualunque comune, ma resi comprensibili da un software open source, anche quello, che con delle infografiche permette al cittadino di poter capire cosa è stato speso su quel capitolo di spesa dalla giunta Veltroni 1, da Marino, da Tronca,
da Allemanno e da noi ovviamente d'ora in avanti, quindi gli strumenti che possono essere un elemento di partecipazione e trasparenza, questo è quello su cui abbiamo già iniziato a lavorare, su cui ci sono già dei risultati appunto. Il nostro grazie all'assessore a Roma Semplice, Flavia Marzano, buon lavoro e a presto. Grazie a voi davvero.